Amici di canalecaccia.tv, siamo a DIT 2015 a Vicenza, siamo in compagnia di una vecchia conoscenza, il dottor Bruno Beccaria, direttore della Franchi. Caro Bruno, Franchi si presenta come al solito al top, uno stand che è ricco di carica e di energia, l'arancione testimonia questo, ma la presenza di tanti giovani all'interno dello stand in questo primo giorno di fiera è un pochettino proprio la cartina del tornasole di quanto è vincente il brand Franchi, in particolare questo appeal che ha nei confronti delle giovani generazioni di cacciatori. Sì, continuiamo con la nostra filosofia di presenza alle fiere, non presentando lo stand come un catalogo tridimensionale, ma proprio come una visita a una location iterativa dove si possono fare tante cose. Allo stand Franchi c'è chiaramente arte venatoria, c'è fotografia, c'è musica, c'è cucina, ci sono ragazzi, c'è gioventù, insomma c'è tutto quello che fa della caccia una passione moderna, attuale e soprattutto un'attività al pari tutte le altre attività outdoor, diciamo. E ci sono anche tante novità per i nostri amici cacciatori, naturalmente non solo giovani, perché ricordiamo che comunque avete anche un pubblico, no, di persone che sono affezionate a questo marchio che ha contraddistinto la storia dell'arma italiana. Sì, ma io quando parlo di giovani cacciatori non intendo tanto età anagrafica. Intendo modo di pensare, sai, ci sono persone di 80 anni che sono molto più giovani di ragazzi diciottenni e viceversa, quindi non è tanto una segmentazione anagrafica ma proprio di apertura mentale. Abbiamo presentato, come dicevi tu, quattro nuovi fucili, due semi-auto e due sovrapposti. Cominciando con i semi-auto, non poteva mancare chiaramente l'allargamento della gamma Affinity e presentiamo l'Affinity Mancino, chiamato LH, che sta a significare left-handed mancino in inglese. Quindi del tutto identico per caratteristiche e performance al suo fratello destro, solamente con l'espulsione, con la piega del calcio dedicata ai mancini. Quindi niente più forzature sul proprio fisico, chi nasce dominante mancino potrà sparare dominante mancino. Sì, naturale, con chiaramente l'estrazione del bossolo che va a sinistra e quindi senza tutte le polveri del caso. Disponibile in tecnopolimero nero, bindella step, mirino in fibra ottica rosso, calibro 12, canna da 66 e da 71 cm con strozzatori da 50 mm. 1, 3 e 5 stelle. E questa è la versione mancina. Poi come non allargare la parte dedicata alla caccia che in questo momento la fa da padrona in Italia, quella al cinghiale. Abbiamo l'Express, presentiamo l'Affinity Slug, sempre in tecnopolimero nero, chiaramente senza bindella, canna cilindrica con tacca di mira regolabile, con mirino in fibra rossa all'interno di un cilindro forato. Un'arma molto versatile, molto maneggevole. Assolutamente, attacchi per le ottiche, quindi si può sparare sia in ambracciata sia mettendo l'ottica. E basta, un fucile molto semplice che vi farà vivere fantastiche emozioni le battute di caccia. Passiamo poi ai sovrapposti. La linea Feeling, voi sapete che Franchi si promuove e offre fucili seguendo la filosofia no frills, cioè poche storie, ma un fucile per andare a caccia, però capisco che a molti piace magari avere qualche incisione. Quindi senza tradire la strategia di Franchi abbiamo fatto un fucile che si chiama Feeling Select nei quattro calibri, 12, 20, 28, 410, con delle leggerissime incisioni, con degli animi, però rimane sempre molto, molto, molto semplice. In alluminio, quindi andiamo dai 2,5 kg del calibro 28 fino ai 2,8 kg circa del calibro 12. Per il resto rimane identico alla versione non incisa. Un successo commerciale in casa Franchi notevole questo di Feeling. Sì, nonostante ammetto un inizio un po' difficoltoso, ma me l'aspettavo perché con questo sovrapposto. Mi ricordo proprio nella presentazione, no, alla stampa che tu facesti, cioè, proprio dice, dato che si tratta di un fucile tradizionale andiamo un po' a rompere gli schemi. L'avevo detto, non sarà un successo di due anni, ma vedrete che al terzo o quarto anno comincerà a essere apprezzato, siamo al terzo anno e devo dire che le vendite ci danno ragione.
ragione. È un fucile minimalista e come tale va preso, però ripeto, performance impeccabile, sta andando molto molto bene. Poi, ultima novità, dico sempre che la caccia è un'attività outdoor sportiva come le altre. Cosa si fa generalmente con un'attività sportiva? Ci si allena per arrivare preparati alla stagione della competizione, alla stagione agonistica. Quindi il mio consiglio è di andare almeno una volta alla settimana durante la stagione chiusa al campo da tiro a rompere qualche piattello, magari col Feeling Sporting, che proponiamo in calibro 12, bascula in acciaio nera, con scritto solamente Feeling Sporting in oro, disponibile con canne da 71 e da 76, strozzatori in out, mirino in fibra ottica e calcio disponibile, standard o regolabile. Sono stati modificati i bilanciamenti dei pesi? Beh, chiaramente per una versione Sporting il fucile pesa un po' di più, la bindella è più larga, la pistola è diversa, un po' più quindi è stato chiaramente così, adattato alle esigenze. Così, sì, così come la Stina, è un fucile da sporting che chiaramente può essere usato anche da caccia. Bene, e poi ci sono tante altre novità di cui parleremo domani in Casa Franchi. Sì, qua sta chiudendo. Perché ti ho proprio strappato. Domani. Scusate un po' le occhiaie. Domani parleremo di tante altre novità in Casa. Magari non ve ne parlerò direttamente io, c'è qualcun altro. Qualcosa però, già ce l'ha accennato con la parola Academy, ancora una novità. No, che vuole stupire e allargare questa visione proprio al mondo dell'outdoor. Sì, sì, quella è in modo diverso. Quella attività di cui invece vi parlerò io. Pensavo che ti riferissi come al solito a Giulia e Teresa, parleranno ecco, loro. Ecco, va bene, d'accordo. Per Giulia e Teresa, invece per l'Academy ci vediamo invece con quando te. Si tratta di cibo. Bene, ok, io e te siamo. Allora, lui ne parla e io l'assaggio. Contateci. Bene. Grazie. Bene.